Bentornati a Veronello News. Bella, semplicemente bellissima, così possiamo definire la vittoria di domenica contro il Livorno. Una vittoria importante, ma adesso la squadra è già concentrata qui allo Sport Hotel Veronello e si sta allenando per la gara altrettanto delicata e altrettanto importante contro il Sassuolo. Fischio d'inizio sabato alle ore 15 al Bentegodi. L'allenamento di oggi, la squadra ha iniziato con un riscaldamento di tipo atletico seguito da una serie di torelli, poi esercitazioni di tipo offensive da palle inattive su rimesse laterali e calci da fermo, poi una serie di un 1 contro 1 per concludere la seduta con una partitella su campo ridotto. Non ci sono squalificati per la gara di sabato contro il Sassuolo tra i gialloblu, uno solo invece per i neroverdi, ovvero il difensore Ariaudo, molti invece i diffidati per la squadra di Eusebio Di Francesco, invece 4 sono i giocatori in diffida per il Chievo Verona, Bentivoglio, Frey, Guana e Pellissier. Indubbiamente la gara di sabato sarà importantissimo e delicato, è l'ennesimo scontro diretto della stagione, per questo motivo la società gialloblu ha deciso di mettere in vendita i biglietti di tutti i settori dello stadio a metà prezzo. Questa è una promozione dedicata a tutti i tifosi, al grido di difendere questa Serie A tutti insieme. Oggi in conferenza stampa ha parlato Roberto Guana, vi mostriamo una parte della conferenza, la prima risposta è un commento al raggiungimento delle 50 presenze in maglia gialloblu tra Serie A e Coppa Italia. Poi il centrocampista bresciano parla dell'avversario di sabato, il Sassuolo, e dell'ennesima sfida salvezza e dell'atteggiamento che i gialloblu dovranno avere anche in questa partita. Poi parla di due suoi compagni che lui trova decisamente migliorati, il difensore Alessandro Bernardini e il suo compagno di reparto, il finlandese Perparin Etemai. Ma infatti lo scopro adesso, quindi è una cosa che sicuramente mi fa molto piacere, è un traguardo, un piccolo traguardo personale che mi inorgoglisce, anche perché io al Chievo sono molto legato e ovviamente è un, diciamo, un obiettivo raggiunto inaspettato, perché come dicevi tu, fino a qualche mese fa era inimmaginabile, quindi sono molto contento. Io penso che il Sassuolo lo valuto come veramente come le altre quattro, come il Livorno, il Catania, non so dirti se abbia il blackout o meno. Io penso che, cioè, in questo momento dobbiamo pensare solo a noi, a fare la nostra partita, e se faremo la nostra partita credo che potremo portare a casa il grande risultato. Come ho detto prima, dobbiamo prepararci al massimo, perché solo così abbiamo qualche... la nostra squadra, quando è così compatta uno per l'altro, veramente alla lunga, durante la partita, poi fa la grande differenza. Quindi questo deve essere il nostro, diciamo, punto di riferimento anche per domenica, per sabato. Ma ci sono dei giocatori che stanno crescendo tanto. Per esempio Bernardini è uno dei giocatori che è arrivato in sala, ha avuto qualche difficoltà, però credo che adesso... veramente anche quando è stato chiamato in causa abbia fatto vedere i grandi miglioramenti, e soprattutto è un giocatore che è, diciamo, molto utile per noi, per il mister. Un giocatore che ogni anno mi sta sorprendendo di più sicuramente è Perparin Etemai, che è un giocatore che io reputo straordinario, perché ha un cuore grinta incredibile e credo che ogni anno aggiunga un pezzo di qualità in più al suo gioco e ogni anno quindi faccia vedere delle cose sempre più straordinarie. È un giocatore imprevedibile, a volte ti fa la giocata di una qualità totale, magari a volte poi fa l'errore, però per noi è un punto di riferimento come Paloschi, nel senso che sono quei giocatori che non mollano mai, veramente lottano su tutti i palloni, sono d'esempio per tutti, e poi dopo questo riescono poi a fare delle cose straordinarie. Quindi nel caso di Alberto fa gol importanti e tanti, e nel caso di Perparin diventa fondamentale anche con assist o giocate decisive in una zona di campo, nella tre quarti, che probabilmente qualcuno non pensava che non potesse farcela o essere determinante, invece è determinante, lo sta facendo vedere in un ruolo anche nuovo, ma credo che sia un giocatore veramente che ammiro tantissimo. Perparin in allenamento la certezza che ce l'hai sempre attaccato ai garretti, veramente fai fatica, è fastidioso di suo, e in più anche in allenamento è imprevedibile, perché può
può tirare all'incrocio come può spararla fuori da Veronello, quindi, ma noi lo amiamo per questo, perché lui ci prova sempre, non molla mai, ed è la sua costanza veramente una forza per il Chievo. Anche per oggi è tutto, vi ricordiamo che per vedere la puntata di Veronello News basterà collegarsi al sito www.chievoverona.tv, il canale ufficiale di YouTube e Facebook della società clivense. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento, è fissato per domani pomeriggio con la conferenza stampa del mister Eugenio Corini.